ci trasferiamo, ci andiamo a sentire il nostro direttore Stefano Zacco che intervista Neri, Marco Re, Showman a tutto tondo. La cosa che più mi preme segnalare è il Festival Risorgimarche, un festival che ho ideato per portare attenzione e turismo nelle zone del terremoto, del cratere sismico appunto della mia regione, le Marche, ed è un festival che si svolge secondo criteri appunto che rispettano l'ambiente, perché si devono lasciare i mezzi a motore a qualche chilometro di distanza, quindi si fa trekking per arrivare ai luoghi dei concerti. Non ci sono luci artificiali, le alimentazioni sono con le batterie, quindi è un festival, diciamo, pulito che serve anche un po' a riconciliare la gente con la natura, perché appunto lì ha colpito duramente, e anche ad apprezzare, insomma, le bellezze del nostro entroterra, perché il terremoto ha dato un duro colpo, ha inferto un duro colpo, ma la bellezza rimane intatta, la capacità di accogliere lo stesso, e quindi l'invito, visto che siamo ancora in corsa, è di venire nelle Marche. Trovate tutte le informazioni su risorgimarche.it, domani ci sarà a Risa, vicino Arquata del Tronto, e poi altri concerti vicino ai borghi, e poi chiuderemo il 7 agosto con Vinicio Capossela. Distante, che è roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato. E c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Questa è la locandina, lo vedete, dal 20 luglio al 10 agosto, tutta un insieme di iniziative della città di Albano che vi tiene compagnia, vedete, per quasi tutto l'estate.